ore 1:10 di sabato 29 luglio e Big Ben Benigni Graziano ha detto stop. L'arbitro della finalissima della 10ª edizione del Gran Premio d'estate ha infatti ufficialmente chiuso un'edizione straordinaria per numero di coppie partecipanti, per il livello tecnico dei giocatori, per gli ospiti intervenuti e soprattutto per il numerosissimo pubblico accorso in 9 serate alla CVA di Lama, certificando la vittoria per il secondo anno consecutivo della coppia Paolucci-Polverini, che nella finalissima ha superato l'esperto Biturgenze Zanchi ed il forte Spoletino Stia con il risultato di 12-9. La serata era iniziata alle 21 con i quarti di finale che hanno visto faticare non poco i secondi arrivati contro Monini Merendelli 12-9 e Bedini Metucci su Pieggi Rumori con il punteggio di 12-8, mentre più nette le vittorie certificate di coloro che avrebbero vinto la manifestazione 12-6 su Zangarelli Tappi e di Rossi Ceccagnoli su Crispoltoni Zanchi 12-5. Di fronte a più di 200 persone si è poi proseguito con le semifinali dove la coppia formata da Rossi e Ceccagnoli e l'altra da Bedini con Metucci hanno letteralmente dato del filo da torcere a coloro che poi sarebbero approdati in finale, perdendo rispettivamente 12-8 contro Paolucci Polverini e 12-11 contro Zanchi Stia. Abbastanza tirata anche la finale, che ha comunque sempre visto avanti la coppia totalmente altotiberina, capace poi di chiudere 12-9. Si archivia con la consapevolezza da parte degli organizzatori di essere riusciti ad offrire il massimo dell'offribile sotto tutti i punti di vista e soprattutto che con qualche intervento sulla struttura, eventuale copertura, il CVA di Lama potrebbe diventare, al pari di altri bosciodromi dell'Alta Valle del Tevere, un punto di riferimento per i tanti giocatori della zona e non solo. Come nella giornata di mercoledì, quando la sinergia con il CVA di Lama e la Sagra Mondiale della Gota permise a tutti coloro che intervenirono alla manifestazione di gustare dei piatti prelibati, anche nella serata della finale si è materializzata una fantastica performance culinaria firmata dal capochef Vitaliano Podrini, che con la sua rinomata matriciana è andato letteralmente a punto. Appuntamento all'anno prossimo, ha detto Graziano Benigni, organizzatore, con una manifestazione che ormai molti giocatori hanno inserito nella loro agenda, con la speranza, ha proseguito Benigni, che si possa fruire di uno spazio riammodernato e migliorato. Infine, conclude il buon Graziano, grazie infine al CVA di Lama, all'Associazione della Sagra Mondiale della Gota di Lama e da coloro che mi hanno aiutato nell'organizzazione e nello svolgimento di questi 9 giorni di bocce. Per tutti ricordo Marco Agostini e Michele Le Monini.